Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno, bentrovati con il telegiornale di ETV. In apertura quest'oggi parliamo di calcio perché questa sera alle 20.45 si gioca il posticipo della 12ª giornata di Serie A fra Monza e Bologna. Una partita dal significato particolarmente intenso dopo i fatti di cronaca avvenuti ad Assago che hanno visto coinvolto, come sappiamo, anche il difensore del Monza, Pablo Marì. Gara che i rossoblù affronteranno, fra l'altro, senza Arnautovic. Vediamo il servizio. Un minuto di silenzio per Luis Ruggeri e una maglia dedicata a Pablo Marì. Monza-Bologna questa sera avrà un significato speciale dopo i fatti di cronaca avvenuti ad Assago che hanno coinvolto anche il difensore spagnolo, fortunatamente già dimesso dall'ospedale di Niguarda dove era stato operato. Quando abbiamo saputo che Pablo fosse fuori pericolo abbiamo ovviamente tirato tutti un sospiro di sollievo. Una maglietta che invoca "Torna presto Pablo", che verrà indossata nel riscaldamento prepartita per il Monza, gesto condiviso anche dagli ex compagni dell'Arsenal che hanno festeggiato il gol contro il Nottingham Forest in suo onore e che hanno attirato la solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio. Solidarietà al ragazzo, a Pablo, e speriamo di rivederlo il più presto possibile nel campo, dispiace la situazione. Una partita che servirà soprattutto a trovare un momento di leggerezza per i tifosi, tra i quali 1.500 previsti in trasferta da Bologna. In palio 3 punti per 2 squadre a quota 10 in classifica che si incontrano per la prima volta in Serie A. Il Bologna sarà senza il proprio bomber Marco Arnautovic per una leggera gastroenterite e il regista Schouten per un problema muscolare. Spazio al giovane Zirkzee in attacco e fascia di capitano a Gary Medel in una formazione titolare che sta prendendo sempre di più le sembianze di un 11 tipo. Joey Saputo sarà in tribuna per osservare da vicino per la prima volta il lavoro di Thiago, ex compagno di squadra ai tempi del Genoa, del tecnico avversario Raffaele Palladino. 9 punti nelle ultime 5 gare, una cura che sta funzionando per un Monza che cerca 3 punti e una dedica speciale per abbracciare dal campo Pablo Marì. Gara che naturalmente TV come sempre seguirà. Ora passiamo alla cronaca. Per mesi ha minacciato di morte, costretto la madre e il padre a consegnargli i soldi per comprare gli stupefacenti. I carabinieri, dopo la richiesta di aiuto arrivata dagli stessi genitori, hanno arrestato un 22enne italiano che a causa dei suoi comportamenti violenti era già stato ammonito anche alcuni mesi fa. Vediamo. Maltrattava e minacciava di morte i genitori e chiedeva loro ogni giorno una 40ina di euro per poter acquistare cocaina e crack. Una situazione portata al limite per una intera famiglia, tanto che sono stati la madre e il padre di un giovane di 22 anni a rivolgersi ai carabinieri temendo per la loro incolumità. I militari della stazione Bologna Indipendenza hanno avviato accertamenti per ricostruire la quotidianità della famiglia italiana residente a Bologna. La procura ha chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere per il 22enne. Il GIP, accogliendo le motivazioni della procura, per il ragazzo indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, ha disposto la custodia cautelare in carcere. In giugno il ragazzo era stato ammonito dal questore di Bologna per evitare che compisse altri atti di violenza domestica nei confronti dei genitori e del fratello. Come ricostruito dai carabinieri, indifferente a questo provvedimento, il ragazzo ha continuato a maltrattare i familiari, minacciandoli di morte per ottenere quotidiane elargizioni di denaro che usava per comprarsi la droga. Arrestato dai carabinieri, il 22enne è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ancora in prognosi riservata, il motociclista 41enne di Bologna è rimasto gravemente ferito in un incidente in località Sabbioni di Loiano, lungo la statale della Futa. L'uomo era finito fuori strada con la sua Ducati cadendo in un dirupo nella serata di sabato, ma è stato ritrovato solo ieri mattina dopo una notte passata all'addiaccio. Per recuperarlo sono intervenuti fra gli altri soccorso alpino, vigili del fuoco e 118, come vediamo in questa fotografia. Il 41enne ora si trova ricoverato, come dicevamo, in rianimazione all'ospedale Maggiore.
Il progetto delle cucine popolari di Bologna, di cui ci siamo occupati molte volte, finisce anche sulla stampa austriaca. Alcuni giornalisti della redazione del quotidiano di Graz Kleine Zeitung hanno infatti visitato la struttura in via del Battiferro durante lo scorso fine settimana. Per loro c'è stato anche un corso accelerato di cucina emiliana. Vediamo. Farfalle! Questi sono troppo duri. No. Queste qui, sì. Quando le facciamo a mano, rimane, quando è asciutta, si stringono e poi li fai in brodo. La sfoglina spiega una giornalista austriaca, con l'aiuto di un interprete, qualche piccolo segreto sulla pasta all'uovo. Siamo alle cucine popolari di Bologna, la cui fama ha da tempo valicato i confini nazionali. Un gruppo di cronisti della redazione della Kleine Zeitung, autorevole quotidiano di Graz, nel fine settimana hanno fatto visita alla struttura in via del Battiferro, dove, accompagnati dall'immancabile Roberto Morgantini e guidati dalla volontaria Dina Turrini, hanno anche seguito un corso accelerato di cucina emiliano-romagnola. Un'occasione per parlare di cibo, ma anche di sostenibilità e dell'importanza del volontariato. Veramente una cosa affascinante che mi fanno... che a noi tutti fanno un po' mancare anche le parole, no? Cioè che gente si mette insieme e poi anche le vostre principi che avete, che si deve parlare insieme, qual è la prima regola? Cioè raccontato, sì. La prima regola sempre mangiare su piatti non di plastica, che dà anche un valore al cibo e a questo stare insieme. Noi sappiamo apprezzare che voi fate questo sul volontariato. È proprio il sapore dell'incontro, no? fra noi e l'altro, ed è certamente qualcosa che ci riempie il cuore, perché come dire, anche i volontari, che sono la struttura portante, che sono il valore immenso, hanno bisogno anche di conferme, e oggi questo incontro e questo momento proprio di incontro con voi è una conferma che siamo sulla strada giusta, che siamo su una scelta che sicuramente dà. Io credo che vi porterete qualcosa da Bologna, da questa esperienza. Vi ringraziamo moltissimo, perché credo che questa sia la strada buona per forse un mondo migliore. Grazie a voi. La prossima notte sarà la notte di Halloween, ricorrenza di origine celtica importata dal mondo anglosassone. E oggi siamo andati in giro per la città a raccogliere le voci dei bolognesi e dei turisti. In tanti festeggiano Halloween, soprattutto per accontentare i più piccoli, ma c'è anche chi non ne vuole proprio sapere. Sentiamo. La notte di Halloween è una ricorrenza che molti festeggiano, anche qui. Voi che cosa farete questa sera? Ma noi questa sera festeggiamo solo un compleanno, vestiamo la bambina per divertirci insieme a lei e andare in giro un po' per la città. Stiamo in famiglia, c'è l'occasione che è venuta a trovarmi mia sorella, e quindi saremo a casa in famiglia con la bimba e l'altro bimbo, l'altro nipote. La bimba è già vestita tutta a puntino? Sì, il travestimento doveva essere un altro, si sarebbe voluta travestire da Joker, sì, però veniamo da fuori, l'abbiamo dimenticato a casa, quindi va bene la zucca. Stasera li facciamo uscire nella nostra strada, che fanno tutti dolcetto e scherzetto e basta. Ma non lo festeggiamo, ma non perché non vogliamo festeggiarlo, ma perché non lo festeggiamo, i bambini non stanno bene, quindi non festeggeremo, però non abbiamo niente in contrario. Va benissimo, i bambini si divertono, non è una brutta cosa, ci sta. Noi non lo sappiamo perché non siamo di qui, siamo del sud, quindi non lo so, vedremo un po' in giro che cosa c'è. Sì, vedremo, ci faremo forse un giro in centro, perché è anche carino vedere tutti i travestiti, anche perché al sud non è sentita tanto come magari in altre parti dell'Italia, quindi ci piacerebbe vedere un po' in giro in centro. Io ci credo poco, anche perché da piccolo non ho mai festeggiato, quindi... un'usanza americana portata in Europa da pochi anni, alla fine cosa dirle più? No, neanche, io non credo, poi io sono un po' credente, quindi non credo a questa festa, credo alla festa di domani, non a quella di oggi, ecco, tutto qua. Questa sera noi siamo a lavorare, al Simpo, che abbiamo feste di Halloween. I bimbi invece faranno una serata a casa con un film a tema di Halloween, Hotel Transilvania,
o qualcosa del genere, ci dobbiamo inventare. Voi credete in questa ricorrenza? No, sinceramente no, è proprio di importazione americana, però ci piace far divertire i bimbi e quindi mettiamo qualche piccolo gadget. Noi l'abbiamo trasformato, siamo noi che stiamo regalando le caramelle agli altri bambini, quindi è giusto proprio per far divertire loro. Si è presentata questa mattina alla città e ai tanti appassionati la squadra di Active Beach Volley, scuola federale di beach volley ufficiale a Bologna. Sono intervenuti anche diversi atleti fiduciosi di accogliere e interessare altre nuove leve di questo sport ancora poco conosciuto. Vediamo il servizio. Oggi questa presentazione importante, un'attività sportiva, quella del beach volley, che ancora non è tanto conosciuta, quindi insomma si sta facendo anche un'opera per cercare di farla conoscere ai più piccoli. È proprio così, è una delle linee guida di questa amministrazione, valorizzare le tante attività sportive della nostra città che vede un panorama molto variegato e molto ampio. Ci sono moltissime persone di varie fasce di età che giocano a beach volley, un'attività sportiva che nell'immaginario collettivo è ancora molto legata chiaramente ai territori di mare e che invece a Bologna vede questa società che è l'Active Beach Volley molto attiva e che ha portato anche grandi risultati sia in tornei nazionali che internazionali, quindi oggi è importante valorizzare appunto un mondo per farlo conoscere. Ecco, visto che si è parlato di beach volley, non siamo al mare, non siamo in una città di mare purtroppo, quanti sono disseminati nel territorio i punti più importanti dove si può iniziare a provare beach volley? Beh, ne abbiamo in più quartieri della città, abbiamo anche vari spazi sportivi che, come l'Active Beach Volley oggi ha spiegato, fanno partecipare tante persone, dal quartiere Borgo Panigale Reno al quartiere Navile con il centro sportivo Biavati, con lo spazio sportivo Gioca Arena all'interno del DLF e a Borgo Panigale Reno appunto la loro arena principale che è l'Active Beach Arena all'interno del circolo sportivo in zona Barca, quindi il Circolo Italia. Sono chiaramente spazi che vedono campi disseminati dove serve la sabbia, quindi chiaramente si cerca di fare più campi nello stesso spazio per ottimizzare e devo dire che sono davvero molto frequentati, quindi questo sicuramente è un valore aggiunto per la città che oltre a palestre, impianti sportivi più classici vede anche della sabbia e le persone si appassionano seppure non siamo in un luogo di mare. Riflettori puntati anche sulla ginnastica ritmica, dopo quanto denunciato dalla ginnasta Nina Corradini, che aveva raccontato le pressioni subite per essere magre e rimanere così in squadra, alla sua voce si è aggiunta ora anche quella di Anna Basta, 21 anni, atleta bolognese, che è stata nel giro della Nazionale di Ginnastica Ritmica Italiana dal 2016 al 2020, ottenendo diversi riconoscimenti prima del ritiro per motivi personali. In questa immagine la vediamo intervistata proprio da ETV. Basta, Anna Basta, dalle colonne di Repubblica ha raccontato di aver tentato per due volte il suicidio. Volevo solo fare ginnastica, ha detto, non volevo soffrire e basta. Parliamo di spettacoli. Questa sera all'Unipol Arena di Casalecchio c'è l'attesissimo concerto dei Cure e fra i fans cresce inevitabilmente l'attesa, tanto che questa mattina davanti all'Hotel Majestic di Via Indipendenza, dove la band inglese alloggia, c'è stato un assembramento in attesa che Robert e qualche compagno della band uscisse, cosa che almeno per la mattinata non è successa. Vediamo. Da dove venite? Da Bari. Io vengo pure dalla Puglia, però sono di Palermo. Tra Cesena. Quasi gioca in casa lei. Sì, sì, beh, ma sarei venuta lo stesso, sarei andata lo stesso a qualunque parte. Da Genova, precisamente dalla Riviera Ligure per i Cure. La distanza non è un problema per i fans dei The Cure che si sono assiepati davanti all'Hotel Majestic di Bologna in attesa e con la speranza che Robert o qualche altro componente della band britannica uscisse per fare una foto oppure un selfie. Ma in questi casi si punta più alla foto o al selfie? Beh, sono entrambi importanti, perché comunque il selfie è testimonianza che sono io presente, però anche la foto ha la sua importanza, senza la mia presenza non necessariamente occorre. Li seguiamo sia in Italia e anche, se è possibile, all'estero.
Canzone preferita? Ah, non ce n'è una preferita, sono tutte belle. Non saprei quale scegliere. È già in postazione? Sì. Cellulare in mano? No, cellulare no, guarda. Sono quindi senza. Niente foto? Vediamo, dai. Li seguite sempre ovunque? Sì, no, sì, li seguiamo da un bel po'. Firenze Rocks nel 2019. E niente, Simon ha deciso di farsi un giro tra i suoi fan e l'abbiamo beccato e si è concesso una foto. E soltanto per loro, non demordiamo, li aspettiamo anche fuori. Ma da quant'è che seguite The Cure? Per me saranno 10-12 anni. Io da lontano 1989. Sicuramente lei stasera al concerto? Sicuramente, certo che sono al concerto. Da dove vieni? Da Agrigento, dalla Sicilia. Appositamente? Sì, esclusivamente per loro. L'assembramento dei fans ha attirato la curiosità dei passanti e dei turisti, per questo è stato inevitabile un po' di traffico davanti all'hotel di Via Indipendenza. Il concerto di Bologna è stato inserito nel tour europeo ed italiano della formazione inglese che tra la metà e la fine degli anni Ottanta raggiunse l'apice del successo. Beh, fans davvero un po' da tutta Italia e di tutte le età, a quanto pare. Una festa a sorpresa per ringraziarlo e celebrarne la carriera è stata organizzata a Bologna da amici, colleghi e allievi del professor Antonello Farulli, 65 anni, una vita spesa come docente al Conservatorio Martini di Bologna, uno dei più attivi violisti italiani sia in campo concertistico che didattico. Ha svolto un'importante attività concertistica che lo ha portato nelle sale più importanti del mondo, sviluppando contemporaneamente il suo ruolo di mentore appassionato di alcuni dei migliori giovani strumentisti oggi in attività. A coronamento di una brillante carriera di caratura di livello mondiale, gli allievi del maestro Antonello Farulli hanno così organizzato una serata sorpresa, stiamo vedendo alcune foto, per ringraziarlo di tutto quello che hanno ricevuto da lui, e non solo a livello artistico ma anche a livello umano. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.